Liberi.tv, Riccardo Cristiano in compagnia di Don Giacomo Panizza, che è presidente della comunità Progetto Sud, che coordina questa sera la presentazione del libro La segregazione delle persone con disabilità, i manicomi nascosti in Italia. Don Giacomo, secondo la sua esperienza, le è capitato mai di avere a che fare con persone che hanno subito la segregazione in quanto disabili, in quanto anche anziani? Io penso anche agli anziani. E purtroppo sì. Purtroppo sì, io ho conosciuto quelli che si chiamavano i manicomi di allora, quando sono arrivato qui 41 anni fa, e Serra d'Aiello, il manicomio qui di Girifalco, il manicomio di Reggio Calabria e altre cose anche più piccole, ma dove la gente è segregata lo stesso. Certo, quando si parla di manicomio si inorridisce, ma quando si tratta di posti anche puliti, anche con l'entrata con il vaso con i fiori belli, ma la gente dentro ha gli orari bloccati, la gente dentro non può essere visitata, nemmeno può uscire, la gente dentro si alza il mattino sapendo tutti i tempi della giornata che vivrà, come il giorno prima. Cioè la gente dentro mi raccontava: siamo qui in attesa della morte, ma non per vivere la vita. Don Giacomo, è possibile paragonare la segregazione quindi di questi luoghi alla prigione? Cioè una struttura di detenzione vera e propria, perché la persona lì dentro è come se fosse detenuta contro la sua volontà. Alcune cose sono simili, il fatto di avere gli orari bloccati, il fatto di avere anche, certe volte ti leggono la posta, anche se c'è la disabilità intellettiva, uno che non sa fare i conti, gli utilizzano i soldi. Per dire, noi abbiamo episodi in cui io ho visto lì quando c'era Serra d'Aiello, cioè c'erano, chiedendo il rendiconto, c'era il rendiconto di vestiti che non erano della taglia dell'ammalato, erano della taglia dell'assistente, capito? Ecco, allora ci sono delle cose uguali, dopo sono totalmente differenti, perché poi la prigione per la maggioranza dei casi finisce. Si può dire così, cioè in fondo al tunnel c'è una luce, no? Per questi invece c'è continuo cadere delle braccia, e la disabilità diventa anche la malattia che si chiama depressione senza fine.